solo volessimo portarle fuori regione significherebbe un investimento di 1.300.000.000 di euro. È chiaro che disastro abbiamo davanti a noi, ma se non lo risolviamo noi questo problema, non lo risolverà nessuno. E questo lo risolveremo, costi che costi. Rilancio dell'agricoltura di qualità, eliminazione dei problemi ambientali, un sistema industriale avanzato scegliendo Caserta come la base per l'aerospaziale e Caserta anche come una delle piattaforme logistiche più importanti d'Italia, perché Marcianise e Maddaloni deve essere rilanciata, deve essere una grande area retroportuale per Napoli e Salerno, altrimenti i porti muoiono, e poi un grande sistema turistico. Caserta, le ville borboniche, le regge borboniche, riprendiamo la proposta di Gennaro per i comuni dell'area. Noi dobbiamo fare queste cose, sono 4-5 cose, ammagliate da una rete di trasporto, da una metropolitana regionale che renda fruibili tutti i territori. Che significa dire Caserta? Per me significa 5 cose, non 500 cose. Significa creare lavoro e sviluppo, non farsi clienti. Allora vediamo di guardarci negli occhi. Io potrei fare un'altra scelta di lavoro e di vita, più comoda. Potrei scegliere di fare il presidente della regione stando 4 giorni a Roma. A Roma si campa bene, si mangia pure bene. Ogni tanto ti vai a vedere il Papa, Piazza San Pietro. Poi c'è una bella vita notturna a Roma. Voi sapete che i giocatori a Roma reggono non più di un anno, perché poi vengono risucchiati. Belle donne, champagne. A Roma si vive bene. Magari non si lavora tanto, ma si vive bene. Io sono consapevole di questo, non è che non sia consapevole. Fai delle scelte nella vita, puoi scegliere di fare il presidente della regione stando 4 giorni a settimana a Roma. Ma stando a Roma 4 giorni non governi neanche un comune di 2000 abitanti, come sanno i colleghi sindaci, gli amministratori, la fatica che ci vuole per tenere in piedi un'amministrazione oggi, senza un euro a disposizione neanche per le manutenzioni ordinarie. Oppure puoi scegliere di fare un lavoro come tradizionalmente si fa, e cioè prendi soldi pubblici e ne fai un uso privato o di partito per crearti clienti. Quando la scorsa consigliatura è stato approvato l'ultimo anno e mezzo il decreto sull'accelerazione della spesa, quella scelta rispondeva a questa logica. Noi diamo un contentino a 530 comuni e ci paghiamo la campagna elettorale. Imbecilli due volte. Primo, perché avete buttato a mare soldi. Secondo, perché avete pure perso la campagna elettorale. Ma se voi volete fare questa scelta, cioè di utilizzare i fondi europei polverizzando la spesa, perlomeno fatela 3 anni prima in maniera tale che i comuni siano in grado di completare i lavori entro il dicembre 2020. E soprattutto quando fate firmare al sindaco il decreto per l'accettazione del finanziamento, non ci mettete alla fine quella clausola con la quale il comune si impegna a coprire con i fondi di bilancio il costo dell'opera se poi non riesce a rendicontare entro dicembre di quest'anno. Chi vi obbliga a mettere quella clausola? Un disastro totale. Allora lo dico, noi cercheremo ovviamente di dare una mano a tutti i comuni. Adesso dobbiamo arrivare a dicembre, rendicontiamo quello che è possibile, facciamo il massimo sforzo. Non firmiamo contratti per quelli che non sono ancora partiti, perché è chiaro che in 2 mesi non fate assolutamente niente, quindi cerchiamo di fare le persone serie. Poi cercheremo di dare una mano e di recuperare tutto il recuperabile, tranne le porcherie, i progetti assolutamente cervellotici. Ma poi ci dobbiamo guardarci negli occhi. L'obiettivo qual è? Farci clienti o creare lavoro per un'intera generazione? Il mio obiettivo è creare lavoro, sviluppo per i nostri giovani. Il mio obiettivo è fare in modo che le ragazze e i ragazzi non debbano andare a iscriversi all'università a Bologna, a Milano. Ormai succede questo.
perché mettono già nel conto che qui non c'è l'ambiente. Un grande progetto turistico integrato che faccia leva sulla reggia di Caserta, su Cancar di Tecno, sulle regge Borbone, sul patrimonio storico, artistico, archeologico, sul teatro, sul capo, un progetto integrato. Un investimento sulla mobilità sul ferro per rendere fruibili questi territori, in maniera tale che noi facciamo decollare l'economia, l'azione del mare, l'economia turistica, l'economia legata all'agricoltura di qualità, l'aerospaziale, le piattaforme logistiche a Maddaloni Marcianise. Se riusciamo a mantenere in piedi questi investimenti, noi abbiamo costruito il futuro per migliaia di giovani nel territorio casertano. Allora, meno giardinetti e meno palle nei vari comuni e più investimenti nell'ambiente del territorio. Questa è la sfida davanti alla quale siamo. È una sfida difficile, ovviamente, bisogna buttare il sacco. Non vi parlo di altre questioni. Sanità, trasporto in generale. Voglio solo dirvi che arriveremo ad uno su tutti i punti, dovremo affrontare alcuni problemi delicati per la sanità di Caserta, dobbiamo decidere sul policlinico. Se decidiamo di andare avanti andiamo avanti davvero, non è che poi qualcuno a Napoli fa finta di andare avanti, però da Napoli non si vuole spostare, e no, ci dobbiamo capire. La seconda università viene qui, perché è il tempo dei giochi di prestigio. Guardo con grande fiducia al futuro, non abbiamo preoccupazioni, abbiamo un lavoro duro da fare. Dovremmo accelerare i tempi, anche per questo dobbiamo semplificare le procedure così. Dobbiamo approvare la legge per il riordino delle province, la scadenza è il 31 ottobre, abbiamo perso un anno di tempo senza fare niente, sono chiacchiere. Ma entro questo mese dobbiamo decidere. Dobbiamo approvare la legge per la forestazione, la nuova legge per l'organizzazione del ciclo dei rifiuti, la legge per il ciclo delle acque. Dobbiamo trovare il POR entro il 20 di questo mese, non dobbiamo mandare a Bruxelles, altrimenti non possiamo partire con gli investimenti europei. Siamo l'unica regione d'Italia che non ha avuto il POR approvato. Poi dovremo riorganizzare tutta la sanità. Stiamo ancora aspettando che si nomini il commissario di governo per la sanità. C'è un lavoro immane da fare. Poi abbiamo gli ispettori di precariato. Poi dobbiamo sistemare i lavoratori dei consorzi di bacino. Poi i consorzi di politica. Poi dobbiamo intervenire sulle zone ASI, sul segno civile. È un lavoro immane da fare. Abbiamo anni, decenni di arretrati. Dobbiamo buttare il sangue, davvero dare l'anima. Ma io sono convinto che noi ce la faremo. A voi chiedo solo di accompagnarci in maniera corretta, seria. Noi non vi prometteremo nulla che non siamo in grado di mantenere. Non vi diremo 100, vi diremo magari 60, ma state certi che la parola che diamo la manterremo. Così perché così. E così perché io dateci giusto il tempo di respirare. Ho finito, non vi preoccupate, ho finito perché hanno cercato di selciarmi in campagna elettorale, ho avuto solo due piccole fratture, ma complessivamente mi sono salvato. Adesso mi porto in tasca un piccolo gingillo che dice è contro la ragione, io lo so che è contro la ragione, ma non portarlo è contro la prudenza. Meglio che me lo porto. Perché fra secciatori che abbiamo andato. Quelli di Rai 3 a Tendurelli, là è buonanotte, qui passiamo qua. Allora, abbiamo letto bene, abbiamo avviato questa nuova stagione. Noi siamo estremamente fiduciosi. Chiedo soprattutto ai tanti amministratori di starci vicino. State veramente in uno stato d'animo di grande tranquillità. Io non guardo in faccia le bandiere di partito, io guardo in faccia le comunità e la qualità dei progetti.
di amministratori seri che sono in grado di presentare progetti esecutivi e seri, non di dispersione dei fondi, saranno rispettati. Io governo una istituzione, non una corrente di partito. E ai ragazzi, anche qui a Teano, stringete i denti. Mi permetto di chiedervi di avere fiducia. Vedrete che basta poco per invertire il ciclo. Basta poco. Basta poco per ritrovare la fiducia, per innescare grandi processi di investimento. Noi avremo nelle nostre mani da investire e dobbiamo essere capaci di farlo fino all'ultimo euro nei prossimi ormai 4 anni. Il primo anno è saltato. Quasi 5 miliardi di euro di fondi europei. E se approviamo leggi di semplificazione urbanistica, di snellimento ulteriore delle procedure, vedrete che inneschiamo un processo di investimento che coinvolge anche capitali privati, progetti di finanza. Riusciremo a mobilitare qualcosa come 20 miliardi di euro di risorse da immettere nel circuito economico della Campania. 20 miliardi di euro pesano, significa lavoro vero che si crea e possibilità di vivere in queste zone in maniera dignitosa. Allora vi chiedo di avere fiducia. Il lavoro è cominciato. Avremo modo di ritrovarci anche nelle prossime settimane e avremo modo anche di verificare che quello che vi ho detto, quando ho lavorato nella mia città, che era un po' scangherata quando abbiamo cominciato e presentavo i progetti, cioè questo è un po' pazzo, un po'... Beh, credo che abbiamo fatto un lavoro straordinario in una città mia dove non arrivava un turista. Oggi arrivano solo per luci d'artista che partono il 7 novembre 2 milioni e mezzo di turisti, 2 milioni e mezzo, una cosa immensa. Ci sono dei fine settimana che non si riesce neanche a entrare in città, bisogna andare con l'elicottero. E non abbiamo la legge di Caserta, non abbiamo. È una città bella, splendida, l'ambiente, ma non ha un grande valore. Eppure la riqualificazione urbanistica, la grande architettura, un evento costruito in maniera tenace. Provate a immaginare quello che possiamo fare qui, nell'area casertana. Allora, sarà una rivoluzione di civiltà, di democrazia, di sviluppo, di lavoro, di serenità per le famiglie, per i nostri figli. Stateci vicino. Buon lavoro.